Allora, è già da settembre, da quando abbiamo iniziato la distribuzione di Moon, che presentiamo un sistema di alto profilo del marchio con tutti i modelli, diciamo, più importanti, non proprio il top assoluto, ma subito sotto, per far conoscere meglio un marchio che a livello internazionale sta avendo un successo incredibile, con delle crescite a doppia cifra negli ultimi anni e che in Italia purtroppo fino a in tempi recenti non ha avuto forse lo spazio che meritava. Lo facciamo abbinandoli ai diffusori ELAC, che ormai tutti gli appassionati italiani credo conoscano, perché sono, come dire, saliti alla ribalta internazionale da quando Andrew Jones si è unito all'azienda e ha disegnato i diffusori Debut, che hanno sostanzialmente sbaragliato, per così dire, a detta di molti, la concorrenza in termini di prestazione rispetto al loro costo. E da lì poi sono partite tutta un'altra serie di modelli, sempre ELAC, e si è rinnovata l'intera gamma. Moon è un prodotto canadese che nel 2020 festeggerà 40 anni di storia. È un prodotto costruito completamente in Canada, non esistono modelli che vengono costruiti in altre zone del mondo come in Asia, ok, e che ha un catalogo molto vasto e estremamente interessante per quanto concerne i prodotti come streamers, convertitori. Ne fanno diversi tipi, dalla fascia media, medio alta, fino alla fascia alta, anche se non altissima, nel senso che oggi siamo abituati a sentire di convertitori che costano anche 50-80 mila euro. Moon si ferma intorno ai 15 mila euro per il suo convertitore top di gamma, che è il 780 DV2, che ha avuto un consenso quasi unanime in tutto il mondo per le prestazioni sia tecniche che all'ascolto. Moon però è ancora più conosciuta per la qualità delle proprie elettroniche tradizionali, cioè i preamplificatori e i finali di potenza. In particolare l'ultimo modello realizzato, cioè l'860AV2, è un apparecchio che utilizza dei transistor bipolari proprietari disegnati apposta per Moon, che hanno delle caratteristiche tecniche talmente speciali che il suono ha avuto un balzo in avanti in termini di qualità rispetto alla già ottima versione precedente, al punto tale che questo ha aperto anche la strada a tutti una serie di altri modelli sempre del marchio. No, qui abbiamo presentato in realtà il modello Vela 409, che è una cassa da 6.700 euro la coppia nella versione nera e bianca e da 6.900 euro in quella noce. È una cassa che da pavimento importante, che si situa subito sotto il top dell'offerta ELAC, perché al di sopra della serie Vela esiste solo la serie 500, che adesso verrà rinnovata nell'arco del 2020, e la serie Concentro, con due modelli, la Concentro grande e la Concentro M Medium, che è una cassa comunque da 33.000 euro. Diffusore che abbiamo utilizzato a Milano durante il Milano High Fidelity e che in questo caso invece è stato sostituito dalla 409, che fa quasi altrettanto bene il suo compito di riprodurre musica ad alto livello. Assolutamente straordinario il quantitativo di persone che ha deciso di passare in questa occasione in fiera. È naturale, come avevo detto anche a Rimini, che una metropoli attira e facilita un afflusso di persone molto maggiore rispetto a un centro piccolo, magari, che vive soltanto stagionalmente un afflusso importante, però non ricordavo tanta gente da anni durante una fiera qui a Roma. Quindi direi assolutamente positivo il giudizio sull'afflusso di appassionati. Si spera che poi questi approfondiscano in un secondo momento la conoscenza dei prodotti e eventualmente decidano di farli loro.